Buonasera a tutti e benvenuti a questa serata musicale. Io mi chiamo Flavio Parisi, sono il presidente del Focolar Furlan di Tokyo e presentatore di questa serata. Innanzitutto vorrei salutare l'Ente Friuli nel Mondo che ha supportato questo progetto e che ci ha aiutato in questi mesi di preparazione e soprattutto tutti i Furlans a Torpalmont come noi che siamo qui a Tokyo, che ci guardano. Bandi a tutti. Il tema di questa sera è legato allo sport. Vogliamo celebrare questa edizione delle Olimpiadi che è un po' particolare, ma è comunque un'occasione per stimolare la cultura, la musica e l'incontro fra posti diversi e mentalità diverse. Abbiamo sentito i due inni nazionali, giapponese e italiano, e poi un brano ispirato allo sforzo olimpico atletico di John Williams. Oggi vogliamo presentare un mix di culture musicali, tutte tenute insieme da questi bravissimi musicisti, e in particolare andremo con i prossimi brani a Venezia, perché la tradizione della Repubblica Veneziana ha influenzato tantissimo la nostra regione, il Friuli. In particolare il compositore di cui sentirete il prossimo brano, Giovanni Gabrieli, era legato alla Basilica di San Marco a Venezia, di cui era l'organista. E non molte persone conoscono la storia di Gabrieli, che aveva antenati carnici. Quindi diciamo, la relazione fra il Friuli e Venezia è sempre stata da una parte di conquista e di influenza culturale da parte della grande città verso la nostra regione, ma anche nell'altro senso la nostra regione ha fornito dei talenti e diciamo, il genio di questi compositori alla Repubblica. Abbiamo anche pensato di unire lo sport e la musica dal punto di vista dello sforzo nell'esercitarsi, nel perseguire ogni giorno gli obiettivi, e questo è un punto che hanno in comune i musicisti e gli sportivi. Entrambi devono ogni giorno, quando si svegliano, fare esercizio, stretching, e provare che le dita funzionino, che il corpo funzioni bene. È una sfida spesso impari contro le leggi della fisica, ma lo sforzarsi è lo stesso obiettivo di entrambi le professionalità. Bene, a questo punto passo al giapponese, in modo che anche questa città che ci ospita possa capire di che cosa si tratta. Minasan, konbanwa, nihongo de yakushimasu. Watashi wa Flavio Parisi to moshimasu. Nichi Friuli Kyōkai no kaichō yarasete itadakimasu. Soshite, honjitsu no navigator to yarasete itadakimasu. Konkai no tema wa, mochiron, ima no sugoi wadai ni natteru olympicのテーマと音楽ですね。最初に、まあ、キメガイをそしてイタリアの国歌演奏、させていただいてすごくまあ、盛り上がりましたね。そしてオリンピックの曲でとても元気が出るような音楽でした、ね。で、まあ、スポーツ選手と、まあ、ミュージシャンはどういう共通点があるというと、やっぱり毎日練習しなきゃいけないですね。だからそのまあ体に頼りながら頑張って毎日ウォームアップしてストレッチングしていろいろもう頑張らなきゃいけないんですよね。そして今回はまあオリンピックであんまり人に多分出会えないかもしれないんですけど文化のね、コミュニケーションはそれは自由にできます。で今回は音楽でいろんな文化味わえるっていうことのコンセプトの演奏会したいと思います。そして次の曲はジョヴァンニ・ガブリエリ作曲家の音楽なんですけど、多分皆さん演奏者たちでもまあ存じていらっしゃるかもしれないんですけど、実はまあ彼はまあベネツィア、ね、ベネツィア生まれだったんですけど、実は彼のおじいさんは
私たちのフリューリッシュの山の方の人だったので、それだけでも、まあ、結構誇りになりますね。で今日は、まあ、フリューリ・ヴェネツィア・ジュリア州、そしてフリューリのことをいろいろ知ってもらいたいので、ちょうどフリューリ・ヴェネツィア・ジュリアからビデオメッセージがありますので、流していただきたいと思います。では、ascoltiamo i video messaggi che sono arrivati dal Friuli per noi. Mandi dal Friuli. Porto il saluto dell'ente Friuli nel mondo e dei soci sostenitori, quali il Comune di Udine, la Fondazione Friuli, Confindustria Udine Alto Adriatico, Confartigianato fra gli altri, agli amici giapponesi che ci ospitano, oltre a tutto il pubblico che seguirà questo evento in diretta streaming. Un saluto ed un augurio a tutti i nostri atleti azzurri provenienti dal Friuli, qui rappresentati dal presidente regionale del CONI, Giorgio Brandolin, che ringrazio. Congratulazioni al presidente Flavio Parisi e al maestro Ottaviano Cristofoli, vicepresidente del Focolar Furlan di Tokyo, per questo interessante progetto, e ringraziamenti particolari vadano alla nostra regione Friuli Venezia Giulia per averlo creduto e sostenuto. Così pure a Promoturismo per avervi inviato i magnifici video che rappresentano la nostra regione e che avete visto e vedremo assieme, affinché vengano presentate le nostre eccellenze turistiche, culturali ed enogastronomiche. Un invito quindi a visitare la nostra regione, le sue bellezze naturali ed artistiche. Concludo esprimendo le più vive congratulazioni ai giovani musicisti giapponesi, protagonisti del concerto, ed un augurio particolare ai nostri atleti regionali, affinché raggiungano traguardi importanti dove lo spirito sportivo, olimpico e lo studio della musica sono accomunati nella determinazione e del sacrificio che hanno caratterizzato nel tempo anche l'emigrazione friulana. Mandi mandi dal Friul, vi spieten, maman. Friuli からお礼申し上げます。このコンサートは、まあ、いろんな団体の協力していただいて本当に感謝申し上げます。そしてあの日本の、ミュージシャンたちが集まってくれて大変あの練習していただいて本当にあの嬉しく存じます。ではあの今回のオリンピックでフリューリからたくさん の、あの選手たちが集まってるんですけど、あの演奏者と、選手もあのいっぱい頑張っていただければと思います。そしてこのコンサートのきっかけで、フリューリのこと少しでも興味があって、ちょっとあの見に行きたいなと思ってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。Regionale che rappresento del CONI del Friuli Venezia Giulia, a tutti gli amici del Focolar Furlan di Tokyo che hanno l'occasione di vedere nella rappresentativa nazionale tanti ragazzi, tante ragazze, diversi tecnici, allenatori che nascono, vivono e si sono preparati in Friuli Venezia Giulia. A loro dico grazie per quello che stanno facendo per tenere unito quel mondo, il Giappone, al Friuli e alla regione Friuli Venezia Giulia. Dico un grazie per il tifo che faranno per le nostre ragazze e i nostri ragazzi, indistintamente per i nostri in particolare, ma per tutta la rappresentativa italiana. E dico anche grazie per quello che l'ente Friuli nel mondo ha fatto un anno fa, quando avevamo bisogno, in piena pandemia, di strutture e di strumenti per affrontare questa difficoltà, che abbiamo ottenuto e avuto da loro e abbiamo distribuito alle nostre società. Quindi un grazie anche per quello e soprattutto un forte mandi a Tuc e viva ancora lo sport del Friuli Venezia Giulia. Ciao. Friuli Venezia Giulia のスポーツ団体からお礼申し上げます。東京で頑張ってる皆さん、本当にありがとうございます。
この、あの、イタリアと日本の架け橋になってもらってるあの日フリューリ協会に特別に ありがたく申します、それでこのコロナ禍の中でいろいろ大変なところがあるんですけど、あの皆さんの協力で乗り越えれるように頑張っていきたいと思います。そしてこれからオリンピックがありますので、あのフリューリヴェネツィア・ジュリアからいろんな選手が来てますので、ぜひチャンスがあったらテレビの前でも応援してみてください。よろしくお願いします。Voglio portare i miei saluti e quelli di tutta l'amministrazione regionale attraverso il Fotograf Furlan agli atleti azzurri provenienti dal Friuli Venezia Giulia che si cimenteranno alle Olimpiadi di Tokyo. Un evento importante non soltanto per ovviamente le performance sportive che sono di carattere mondiale e avranno l'attenzione di tutto il mondo, ma anche per far conoscere il nostro territorio attraverso questi straordinari ambasciatori che sono i nostri atleti. Oltretutto l'iniziativa del Fotograf Furlan che vuole portare le tradizioni, la cultura, la musica del Friuli Venezia Giulia e del nostro territorio è particolarmente importante perché fa capire quanto c'è da scoprire in questo territorio. Non a caso Promoturismo ha preparato un video che può raccontare in pochi minuti le bellezze del Friuli Venezia Giulia, dalla montagna al mare, dalle città d'arte, dai paesaggi magnifici che qui si possono vivere, dalla natura allo sport, alla cultura appunto. Quindi grazie per questa iniziativa, Regione Friuli Venezia Giulia vi è vicina e ci auguriamo che i nostri atleti possano avere grande soddisfazione in queste importantissime competizioni che avranno, come dicevo, l'attenzione mondiale, ma soprattutto l'attenzione dei tifosi del Friuli Venezia Giulia per i propri atleti. Konkai no ibento de totemo arigatai chance ga aru to omoimasu. Sportsu dake dewa naku, ironna bunka no exchange ga dekiru you na ibento desu kara. Sore de フリューリ・ヴェネツィア・ジュリアの美しいところいろいろありますので、流れてたビデオでご覧になった、通りに、大自然、そして文化、建築、あと音楽、食文化、割と豊かな地域ですので、ぜひもっと知ってもらいたいんです。それで選手たちも、ミュージシャンたちも一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。A questo punto vi lascio alle musiche di Gabrieli. それではガブリエリの音楽を楽しみください。
Buonasera.最初に少しだけイタリア語で話しさせていただきます。Siamo arrivati al punto centrale del concerto di stasera, la suite di Romeo e Giulietta di Prokofiev. Per noi friulani, le ultime ricerche che sono state svolte dagli storici hanno avuto un impatto molto forte perché, a quanto pare, la storia di Giulietta e Romeo era una vicenda avvenuta in Friuli. A una festa di corte dei nobili si conoscono, anzi un nobile conosce una ragazza e si innamora e questo amore è sfortunato. Ma la storia raccontata da Shakespeare è ambientata a Verona. Che Shakespeare l'abbia letta in un libro friulano, l'abbia sentita in Friuli o insomma sia arrivata alle sue orecchie, non lo possiamo sapere, forse si sa. Ma la vera domanda è molto importante questo? Forse non così tanto. Certo, da un punto di vista storiografico sì, ma per emozionarsi basta pensare a questo amore sfortunato fra due giovani che non possono viverlo pienamente. E infatti è stato proposto in tantissime opere diverse. Oggi ascolteremo la musica di Prokofiev del balletto, ma ovviamente c'è il dramma di Shakespeare, sono usciti film, musical, ad esempio West Side Story è più o meno la stessa storia, film hollywoodiani. E insomma, la storia di Romeo e Giulietta emoziona sempre nell'opera, mi stavo dimenticando i Capuletti e Montecchi. E insomma, è una storia fortunatissima, non solo in Italia, non solo in Europa, ma anche in Giappone. Durante le prove è venuto fuori che c'è un nomignolo per Romeo e Giulietta, che è Romigiuri, e quando in Giappone un'opera musicale o letteraria acquista un soprannome, vuol dire che ha veramente fatto breccia nel cuore. E infatti non c'è nessun giapponese che non conosca la storia di Romeo e Giulietta. Chissà, forse abbiamo portato un pezzo di Friuli anche qui, a distanza di secoli. Adesso cercherò di dire questo in giapponese. O matase shimashita. Hojitsu no navigator no Flavio Parisi to moshimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Ima kara Romeo e Giulietta teiu Prokofiev no suite o kiite itadakitai to omoimasu. Jitsu wa saikin no sono kenkyu shite moratta sono esse ga dete kitan desu kedo, このシェイクスピアで、まあね、あのみんなに知られてると思いますけれども、もしかしたらこのロメオとジュリエットの本当の、出来事が、私たちのイタリアの州で行われたっていうあの結果が出てきたんです、皆さん多分、あのイタリアのヴェローナにいたことあるんでしたら、多分そのヴェローナがジュリエットの家があるっていう、でも、あの中世の話なんですので、実際にあのジュリエッタどこ出身だったっていうのは、ちょっと難しいんですけど、最近あの、研究、してくれたような結果が、フリウリ州、私たちの州、の人だったんですけどね、それでも、どこで生まれたか、多分イタリア人にやったことあるんだったら、その一人一人も自分の町が一番っていうので、だから、ベロナの人はそんなことありえないでしょって言いながら、多分フリューリの人たちはもう絶対フリューリのストーリーって、でも結局あのロミジュリロメオとジュリエタの話を楽しむために、多分そこまであの実際にどこで行われたというのはそんなに大事なポイントじゃないかもしれないんです、だからそのストーリーが、シェイクスピアの、本になって、台本になったんですけど、その後、たくさんのオペラね、カプレッティとモンテッキ、ベッリーニのオペラもなったり、そして映画ミュージカル、ね、あのウェストサイドストーリーの、ストーリーは結局あのロメオとジュリエッタなんですね、今日はあのプラコフィエフのバレースイートの演奏をしていただきたいんですけど、このまたすごいあの今日のテーマに結構つながってるんですけど、どこの国の人でも、どこの国の音楽でも、あの楽しいものは楽しいですね。
だから今日は考えてみればこのロメオとジュリエッタのストーリーもしかしたらフリューリで生まれた。で、まあヴェロナの舞台、いつかヴェロナの舞台になってイギリスのシェイクスピアのドラマにしてもらって、その後まあ世界中に知ってもらって、結局ソビエトの、まあ、ロシア人のプラコフィエフの音楽になったんですから。で今日は東京の歌曲に楽しんでもらえる、そしてもちろん演奏者たちも、まあ、日本人ということで、だからまあ音楽楽しむためにカフェがいらないということなので、まあ、ぜひ早速、演奏お聞きになってもらいたいのでよろしくお願いします。ボナスコルト。Thank you.
Thank you.
Porto il saluto di Simularte e del progetto Music System Italy, diretto dal maestro Ottaviano Cristofoli. Dopo la bellissima esperienza del 2019, non vediamo l'ora di potervi ospitare nuovamente in questa meravigliosa terra. Un grazie all'Ente Friuli nel Mondo e alla Regione Friuli Venezia Giulia e un grandissimo in bocca al lupo a tutti gli atleti corregionali che stanno per partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Grazie. で、今あの見てくださった映像についてちょっと説明したいと思いますので、実はこの、まあ、アンサンブルは、まあ、2年前もうすでに年前経っちゃったんですけどあのフリューリに来てくださったメンバーが入ってます。実はあの、まあ、ミュージックシステムジャパンそして、ミュージックシステムイタリーの、まあ、コラボで、まあ、2年前からスタートしたプロジェクトはいろんな日本の、まあ、若手のミュージシャンを、まあ、イタリアに送ってあのマスタークラスで通ってもらってでどんどんどんどんあのもうこういう、まあ、架け橋になるような、予定だったんですけどいろいろ、ね、あの去年のいろんな問題のせいで、まあ、残念ながら、まあ、キャンセルになりましたので今年もあまりに、ね、あの安全安心でそういうプログラムを、ね、続けることができなかったんですけどこれは中止ではなくて、まあ、ただ休憩だけですので、まあ、これから絶対前向きに、まあ、頑張っていただいて、とりあえず多分そのもうやる気満々の人々が多いんですので、まあ、向こうでも、お迎えしたいここ の,、ね、あのミュージシャン、ね、日本人のミュージシャンたちもすごく、まあ、行きたがってると思うんですけど本当にまあ僕もそこにいましたのでもうすごいあのまあ音楽だけではなく、料理ワインそしてまあ出会いですごく楽しんでいただいたその顔を見てもすごくもう絶対続けてほしいなと思いましたので、まあ、これからもどうぞあのこのプロジェクトについていろいろフォローしてください、ちょっとイタリア語で話します、questo programma è una collaborazione fra molti entiprincipalmente Music System Japan e Music System Italy che hanno questo progetto a lunga scadenza di collaborazione musicale fra l'Italia e il Giappone e speriamo che dopo questi fatti si torni un po' alla normalità e si possa viaggiare non solo con la fantasia, non solo con la musica ma anche con gli aerei e potersi incontrare, mangiare, magari bere un bicchiere di vino insieme. Kumo, ho ai voi di lei un messaggio che è arrivato dal nostro presidente onorari, dal nostro Focolar Furlan di Tokyo, il professor Shinji Yamamoto, che ci ha mandato un messaggio, una lettera e ci ha fatto un piacere perché anche lontano si sentì un po' d'ogne. Buonasera a tutti e soprattutto benvenuti agli atleti, collaboratori e altri visitatori che sono arrivati a Tokyo e agli altri spost per queste occasioni olimpiche. Ho voi di tanti grazie ai coordinatori e ai protagonisti di queste iniziative di USNIOT, che mi hanno permesso di partecipare con questi ris che us mandi a queste serate musicali per far parie una fiesta di benvenuti a questi ospiti. Come che è per qualcuno dai cittadini di Tokyo, anche per me questa è la seconda volta avvio di la nostra città a ospitare le feste olimpiche. Quando che ho vinto che di prime volte, più di 50 anni in Daur, ho ero insieme con le famiglie di mio pari, Vengastai, None, Barbis, Agnes, che ieri anche loro cittadini di queste città. Se fossi anche in Movue, di sicuro avrei avuto tante voie di faus viodi cui sace tanti strobis, bielis o brutis, de nestre città. E soredut c'è tant che si è mudade in questi ains. Magari così no, queste volte la pandemia non lasse masse libertà agli ospiti, che ascugnaran resta dentro de capsule personal, che non permette neanche a noi di chiappa contas con loro. Po ben, con tut quest, o domandarin ai atles vignus kenti che osarin sempre con loro, pur mediante
la televisione o l'internet, a chialaiu con tante ammirazioni e a mandaur tanti nestri sbattimans. Augurant un buon andamento di queste serate e di questi giornali olimpici, e sperant in tal avigni che o podarin duc viodisi in mut diret, di muse a muse, u saluditant cunt un mandi di cur. Bene, grazie al professor. Già, saigono, nicchioku, no, gicani la rimasta, no, de, saigono nicchioku wa, ano, ma, saigiu tecchini Friuli, shushin no sakkyoku ka ni, ma, ano, tsukute morata kyoku desu. Tá bom, ano, kiki nagara, watashi tachi no jimoto no, ma, jibun de yuchau are nan desu kedo, ano, yasashii funiki kanjite itadakeru to omoimasu no de, zehi saigo made o kiki ninasatte kudasai. Gli ultimi due talks sono Talks for Lungs di Marco Maiero. Buon ascolto, arrivederci.